Buongiorno ragazzi, benvenuti o bentornati sul mio canale Let's Talk About. Continua il percorso di Alien e di suoi flanker. Oggi parliamo della nuova Eau de Toilette Alien Flora Futura. È uscita nel 2018. In questa versione Thierry Mugler ha voluto cambiare letteralmente il DNA di Alien. Tra tutti i flanker che io possiedo di Alien, devo dire che questo è il profumo che amo meno, nel senso che ricorda vagamente Alien Eau de Parfum, ma effettivamente secondo me sono due profumi che non si incontrano mai. Mi spiego meglio. È giusto parlare di una nuova Eau de Toilette, ma rispetto anche alla versione Eau de Toilette di Alien è completamente un altro profumo. Per essere più chiari vi elenco le note di questo profumo. Innanzitutto appartiene alla famiglia floreale bianco. Come note di testa troviamo subito il cedro e la mano di Buddha. Quest'ultimo ingrediente molto particolare non è mai stato utilizzato nella profumeria, in particolare quella di Mugler. Appartiene comunque alla famiglia del cedro e cresce prevalentemente in Asia. È un frutto in realtà che ha un profumo paradisiaco con delle protuberanze che sembrano proprio delle dita. Come note di cuore troviamo il Cereus notturno. Soffermiamoci un attimo su questo ingrediente. Fa parte della famiglia dei cactus. Fiorisce solo ed esclusivamente nel periodo notturno. La particolarità di questo fiore, a parte che è rarissimo, ha un profumo così forte che si sente a metri di distanza. Come note di fondo invece troviamo ambra bianca e sandalo. Ambra bianca ovviamente protagonista assoluta dei profumi di Alien, e come potete notare amici miei, di Alien ha proprio poco, nel senso che io avevo cercato un flanker di Alien che non fossero i soliti, però ho voluto acquistarlo perché ovviamente facendo collezione avrei voluto avercelo. Mi ha un po' delusa in questo senso, perché se cercate una versione più leggera di Alien, della versione classica di Alien, non credo che questa tipologia di Eau de Toilette faccia per voi. Vi potrei consigliare più che altro Alien Renaissance piuttosto che Alien Eau de Toilette, ma questo si discosta così tanto dal DNA di Alien che è molto difficile riconoscerlo. Se posso permettermi, vi direi addirittura che assomiglia molto di più al DNA di Aura piuttosto che Alien. L'ho acquistato sì, ma come potete vedere l'ho utilizzato davvero poco. Come persistenza è molto minore rispetto ad Alien e si trova su un 8 su 10. Sillage darei comunque 8 su 10 perché è bello presente nell'aria. Come stagione di indossabilità direi tra la primavera e l'estate, perché è molto fiorito, molto fruttato, molto dolce e succoso come profumo. Però amici miei, chi cerca Alien secondo me qua non lo troverà. I formati in vendita sono sempre due: abbiamo il 30 ml viene 55 euro, il 60 ml che viene 72 euro. Che dire ragazzi, se volete provare una profumazione molto diversa che varia tra Alien e Aura di Mugler, Flora Futura fa per voi. Ragazzi, anche per oggi è tutto. Se vi è piaciuto il mio video lasciate un mi piace, iscrivetevi ovviamente subitissimo al mio canale e al prossimo video. Let's talk about it.